Oh, ciao! Allora, ti presento lo staff tecnico. C'è la situazione dei tecnici, dove abbiamo il signor Lucio che sta lavorando appunto su come utilizzare gli oggetti in 3D. Praticamente stiamo vedendo un po' di riferimenti su internet per cercare di importare e poi di modificare degli oggetti 3D con Max, fare in modo che delle caratteristiche degli oggetti 3D reagiscano in tempo reale. E poi c'è anche Giacomelli che appunto lo sta aiutando. Sì, sto modellando. C'è un gran numero di portatili qua, insomma. Sì, più portatili che persone. Un testo in 3D. C'è un gran numero di portatili qua, insomma. Sì, più portatili che persone. L'informatico Robert. Roberto, qua che sta lavorando su dei hardware, dei sensori, della comunicazione di questo via wireless al computer e poi agli altri PC che dovranno gestire l'audio, il video, la grafica 3D, quello che stanno facendo. Insomma, lui fa in modo che i sensori funzionano, e manda dei numeri attraverso questi sensori, attraverso il suo computer a tutti noi, e noi questi numeri li trasformiamo in qualcosa di apprezzabile sia a livello uditivo che a livello visivo. Quindi magari un sensore di luminosità cambia la forma delle lettere che sta appunto costruendo. E il grafico da cui si vede appunto se arriva più o meno luce. Vedi? Ah, un sensore di luminosità. Di luminosità. Sì, questo qua ora utilizziamo solo questo. Se metto la luce si muove va verso il giù e se lo togli la luce si alza. Se metto la mano sì. Comandando i rutti. Comanda il pitch del rutto. Quindi più c'è luce e più si abbassa il volume. Togli la luce e ti diventa acuto il tutto. Interessante. Allora, grazie.